Ciao a tutti, bentrovati ancora una volta a parlare di cheesecake al bicchiere, no, di libri, come sempre, insomma, vi taglierò con quello che ho letto nell'ultimo periodo. Allora, c'è da fare una piccola precisazione. Io sto leggendo in quest'ultimo periodo dei libri in contemporanea, cosa che prima non avevo mai fatto. Questo perché sto prendendo dei libri in biblioteca cartacei, che però alterno, accompagno in realtà a letture di ebook. Questo perché? Perché essendo una tremenda insonne, mi capita di svegliarmi di notte non potendo accendere la luce, almeno ho il mio Kindle e c'è la lucetta integrata, leggo senza dare fastidio a nessuno. È un escamotage che ho sempre utilizzato, specie negli ultimi 4 anni, 4-5 anni. Prima non mi veniva in mente di farlo perché ovviamente ogni tanto ho la testa bacata. E quindi porto avanti due letture contemporanee. Se a livello cartaceo sto leggendo Aprile spezzato di Cadalè, a livello di ebook sto portando avanti altre letture e il bello è che le letture in ebook vanno anche più veloci, perché di notte quando si legge non ci sono interruzioni, non c'è il telefono che squilla, non c'è la TV che ti disturba, non c'è la vicina di casa, non ci sono schiamazze, tutto molto silenzioso. Quindi ti puoi immergere tranquillamente nella lettura. In realtà in quel momento dovresti immergerti nel sonno, nel riposo, ma è un dettaglio. I libri di quali vi parlo oggi sono due. Il primo l'ho letto, ho iniziato a leggerlo diverso tempo fa. In realtà il libro non è molto spesso, è un libro sottile ed è edito da Dea Planeta ed è Bianca, scritto da Francesca Pieri. Allora, perché ho cominciato a leggere questo libro? Perché mi attirava, innanzitutto mi ha attirato molto la copertina. E la storia riguarda due donne, Costanza e Silvia. Costanza e Silvia sono delle donne che lavorano e si conoscono per caso e iniziano a capire che la loro potrebbe essere una bella amicizia. Sono piuttosto, come dire, complementari. Se l'una è più positiva, più solare e l'altra è un po' più schiva, più riservata, non fanno altro che completarsi, quindi vanno più che d'accordo. La loro è un'amicizia che pur essendo nata in età adulta, perché una ha 37 anni e l'altra poco meno, insomma sono sotto i 40, tra i 35 e i 40 anni, sono comunque l'una molto legata all'altra. E da un lato abbiamo Costanza che è una donna sposata, felicemente sposata con Marco, dall'altro abbiamo Silvia invece che si è appena separata. Vengono a ceti sociali differenti, ma l'una non lo fa pesare all'altra. Costanza ci racconta in prima e in seconda persona quello che succede a lei e alla sua amica. Perché in prima e seconda? Perché ci sono certe parti del libro, la prima parte del libro è proiettata sul tu non sapevi, tu mi incontravi, tu sorridevi, tu raccontavi, tu confidavi, ed è rivolto ovviamente a Silvia, la sua amica. Nella prima parte sembra quasi che Costanza adori questa Silvia e non si capisce se è perché Costanza è cresciuta come figlia unica e quindi in Silvia avete quasi una sorella, o se c'è una sorta di rapporto simbiotico tra le due, visto in modo particolare da Costanza, che la spinge a quasi a farne a fare un'ode di questo libro. Tu che facevi questo, tu che facevi quello, tu Silvia dalle gambe lunghe, che ne so, no, dalle gambe lunghe no. La lettura prende molto perché è una storia che mi ha molto colpita. Io ho visto che questo libro non ha avuto voti molto alti su Anobi. Io, se non ricordo male, gli ho dato 4 stelline, se non erro. Questo perché? Perché a un certo punto c'è una virata nella storia. All'inizio si parla semplicemente dell'amicizia, poi sopraggiunge qualcosa che ovviamente non vi dico. La cosa bella del libro, però, è che in tutti i modi, con i suoi alti e bassi, con quelle nubi che compaiono, come momenti di totale disperazione, ciò che resta fisso come protagonista non sono Costanza o Silvia o quello che interviene su loro, ma la loro amicizia e in che modo poi viene portata avanti. Anche se da un certo punto in poi Silvia viene nominata sempre meno, come se lasciasse intendere la scrittrice che Silvia ha fatto parte di una stagione della vita di Costanza e non del resto della vita di Costanza. Quindi non ho capito, non vi sto dicendo nessuno spoiler perché non lo so nemmeno io, quindi. Ed è un libro che a tratti mi ha anche commossa, però non posso spiegare perché. Bella la storia, è così, io non, insomma, non voglio dire altro.
L'altro libro del quale vi parlo è un libro che mi aveva molto attirato perché ne avevo letto su Amazon, credo, non ricordo, avevo letto qualcosa su questa scrittrice, Silvia Bencivelli, e la trama mi aveva attirato molto. La trama di questo libro che si chiama Le mie amiche streghe, che è stato pubblicato dai Coralli Einaudi. La storia è quella di Alice che ha quasi 40 anni. Come avete capito, a me piacciono le storie di donne che sono sotto i 40 anni o sui 40. Le storie delle ragazze più giovani in questo momento non mi stanno attirando, è un periodo in cui leggo storie di quarantenni o che volete. La storia è di quella di Alice che ha quasi 40 anni, ha le sue cioè, lei dice di no, ma secondo me ha le sue fisime. Non beve caffè, ha paura dei gabbiani, mangia banane perché soffre di gastrite e cose così. Che si trova a dover affrontare improvvisamente le sue amiche streghe. Che vuol dire le sue amiche streghe? Alice ha delle amiche, una è anestesista, un'altra è ricercatrice biomedica, lei stessa, Alice, è un medico, anche se è un medico giornalista poi. E comincia a vedere che alcune di queste amiche, io ho fatto due nomi, ma in realtà ne sono tante. Alla bella età di 40 anni decidono di dare uno schiaffo a quello che è il loro percorso di studi e iniziano a curare. Una cura i figli con l'omeopatia, l'altra comincia ad affidarsi, che ne so, ai segni zodiacali, un'altra vuole fare la dieta del gruppo sanguigno. Quindi Alice giustamente si chiede, ma come potete proprio voi, che avete alle spalle una formazione prettamente scientifica, fatta di dati, affidarvi a questo tipo di vie di fuga? Quindi troviamo Alice che spesso, almeno all'inizio del libro, ci sono queste discussioni tra Alice e le sue amiche che ho trovato per lo più divertenti, perché poi sono messe anche in salsa ironica. E solo che poi andando avanti Alice ci presenta le sue amiche, quindi presenta anche a noi, un suo progetto che riguarda le isole che sono sparse nel mondo e la loro storia, e perché si chiamino in un modo e perché si chiamino in un altro, e alcune isole addirittura hanno due nomi, possono essere viste come l'isola della disperazione di qualcuno e l'isola speranza di qualcun altro. Solo che queste divagazioni all'inizio, io dico la verità, le ho lette, le ultime due le ho saltate perché volevo sapere qualcosa di più di Alice, cioè volevo soffermarmi alla protagonista. Invece la protagonista sembrava mettere in mezzo la sua ricerca. È come se il personaggio di Alice, che è un personaggio schifo, che non dice mai molto di sé alle amiche, sul privato rimane sempre molto vaga tranne che con una, facesse così con le proprie amiche nel romanzo e lo facesse anche con noi lettori, come per dire: non pensate alla mia vita privata, parliamo piuttosto di questa ricerca che sto facendo. Quindi diciamo che un po' si è perso, secondo me. All'inizio era molto interessante, cioè, era interessante, faceva ridere anche, era di compagnia. Però la verità è che comunque questo libro l'ho letto in meno di 24 ore perché l'ho iniziato alle 3 di notte di un giorno e l'ho finito pomeriggio del giorno successivo. Quindi diciamo che è rientrato tra la mezzanotte e le 23:59 di una stessa giornata. Però mi ha tenuto compagnia, questo indubbiamente. Se siete insomma molto legate al fattore scientifico e quindi pensate che le spiegazioni scientifiche siano le più affidabili, questo è un libro che potrebbe fare per voi perché c'è un sacco di spiegazioni anche interessanti. A me facevano ridere gli aneddoti sui segni zodiacali, sull'ascendente, cioè mi facevano ridere, ma non facevano ridere perché io derido la cosa, ma per come venivano posti. Era un libro che non deve troppo richiedere la vostra concentrazione. Quindi, se il primo potevo consigliarvelo, ma non vi posso dire perché a quale libro lo associo, anche se il libro al quale lo associo, insomma, è stato molto più forte, dall'altro. Vi consiglio, tra l'altro non vi consiglio troppo questo Le mie amiche streghe, a meno che non vogliate una lettura leggera da leggere sotto l'ombrellone che non richieda troppa attenzione, cioè una di quelle letture del tipo tu stai leggendo e arrivi con dai, andiamo a fare il bagno, tu muori la lettura senza dire oh no, aspetta, devo finire cosa dice Alice, senza fare questo tipo di pensieri e ti butti felicemente in acqua. Non so, se voi avete qualche altro tipo di lettura o qualcosa del genere, volete consigliarmi, potete tranquillamente buttarvi a fagiolo sulla
sul box informazioni, insomma, potete darmi la vostra opinione, se avete dei libri simili da consigliare, cose di questo genere. E se volete seguite su Instagram cosa sto leggendo adesso, un altro ebook che sto divorando, poi il bello è quello che poi gli ebook mi attirano un sacco e quindi finisco per portarli avanti anche durante il giorno, appena ho un minuto libero, anche se dovrei in realtà portare avanti le letture del cartaceo, quindi lasciamo stare perché poi la biblioteca mi chiama e dice, beh, il libro dov'è? Ecco, quindi dovrò anche restituirlo, il cartaceo. Quindi credo di aver detto tutto, come al solito vi auguro buone letture, buon caldo. E viva l'aria condizionata, ciao a tutti e alla prossima!